Joliet, il rapper di Napoli, non è stato messo da parte dai giornalisti e dalle radio durante il Festival di Sanremo 2024. Sin dal primo giorno, le votazioni mostrano che si trovava in fondo alla classifica. Non c'è stato un complotto per fermarlo, nonostante il grande successo che ha avuto con il pubblico a casa. Joliet a Sanremo. Il silenzio stampa e radio nasconde un duro colpo. Le voci dicono che le sale stampa hanno cercato di impedire la vittoria di Joliet a Sanremo dopo aver notato quanto fosse amato dal pubblico nel televoto. Le sale stampa hanno boicottato Joliet affinché non vincesse Sanremo dopo avere capito il suo strapotere al televoto. Queste dicerie sono state smentite dai dati ufficiali. Joliet, pur essendo un nome molto seguito in tutta Italia, non ha ricevuto un trattamento ingiusto dai giornalisti. La verità è che, già dalla prima esibizione, non era tra i favoriti delle giurie. I numeri parlano chiaro. Non c'è stato alcun tentativo di boicottaggio da parte dei giornalisti o delle radio per influenzare i risultati a favore o contro di lui. Sanremo. Finalmente la verità. Nessun boicottaggio. Joliet è sempre stato ultimo in classifica. Nella prima serata di Sanremo 2024, Joliet si è classificato 23esimo su 30 artisti. Questo poneva il rapper lontano dai sospetti di manipolazione. La sua posizione era già stabilita prima che il pubblico a casa esprimesse la propria preferenza attraverso il televoto. Colpo di scena a Sanremo. La verità dietro la classifica di Joliet. Avanzando al secondo giorno del festival, si sono esibiti solo 15 artisti e il voto era diviso tra la giuria delle radio e il televoto. Anche qui, senza l'influenza del televoto, Joliet era solo ottavo. Questa posizione dimostra ancora una volta che non c'è stata alcuna cospirazione contro di lui. Le prestazioni di Joliet nel televoto sono state eccezionali, ma questo non ha influenzato le giurie. La sua musica ha toccato il cuore di molti a casa, ma non è bastato per conquistare le giurie. Le accuse di boicottaggio contro Joliet non hanno fondamento. Le votazioni della stampa e delle radio erano già decise prima che il pubblico esprimesse il proprio grande sostegno nel televoto. Joliet ha mostrato il suo talento, ma il Festival di Sanremo è noto per le sue sorprese e, questa volta, non ha giocato a favore del rapper napoletano.